Abbiamo soprattutto parlato di Shklovsky, cercando di introdurlo un po' come figura, vedendo anche da dove vengono i presupposti del formalismo, almeno nella versione che ne dà lui. I formalisti sono diversi tra loro. Chi di voi volesse approfondire la cosa, per esempio, si può sentire nelle lezioni che faccio su Eichenbaum e Tolstoi per il gruppo relativo, perché lì che il punto di vista è un pochino diverso sul formalismo. Comunque, non abbiamo letto nulla. Questa volta volevo partire invece proprio alla luce di quello che abbiamo detto l'altra volta sui presupposti del formalismo, ossia il focus sulla specificità del fatto letterario, su quei tratti formali che plasmano, in qualche modo organizzano, selezionano il materiale, lo organizzano e dalla lingua normale, tra virgolette, la lingua quotidiana, costruiscono un'opera d'arte. Per i formalisti l'arte verbale è semplicemente consiste in una manipolazione della lingua, del modo di raccontare le storie a tutti i livelli, quindi linguistico, come organizzare la trama, eccetera, eccetera. Tutto questo viene deformato, assume una forma particolare attraverso determinate metodologie che in qualche modo creano il significato artistico. Questo l'abbiamo già visto l'altra volta. Volevo però a questo punto cominciare un po' a leggere il nostro Viktor Shklovsky su Rozanov, anche per riallacciarmi a quello su cui ci siamo fermati la volta scorsa, ossia l'analisi formale morfologica, insomma, del fatto artistico. Può risultare molto utile, però resta un po' fuori la questione dell'evoluzione letteraria, ossia il bisturi per sezionare una rana o un essere umano è lo stesso, ma è un fatto che i formalisti non amano parlare di letteratura, gli sembra un termine troppo astratto, un po' metafisico, parlano di serie di fatti letterari. Non esiste letteratura, esiste una serie di oggetti che sono da noi considerati cioè fenomeni letterari. Tutto ciò ha un'evoluzione e il primissimo formalismo che scompone i meccanismi di deformazione del linguaggio non offre strumenti per spiegare come avviene questa evoluzione. Ci sono poi altre critiche a cui i formalisti vengono sottoposti. Per esempio, un altro grande storico e teorico della letteratura come Mikhail Bakhtin, già negli anni 20, criticava i membri dell'OPOIAS, ossia della Società per lo studio del linguaggio poetico, che è l'acronimo OPOIAS, erano questi formalisti di Pietrogrado. Bakhtin diceva: noi attraverso i loro scritti veniamo a sapere non cosa sia il linguaggio poetico in sé, ma in cosa esso si distingue o in cosa esso sia difforme dalla lingua della vita pratica quotidiana. Ossia, noi veniamo a sapere dall'analisi formalista, siccome i formalisti studiano la deformazione del linguaggio quotidiano per renderlo poetico, noi veniamo a sapere quindi in cosa esso si differenzia dal linguaggio quotidiano, ma non ci viene dato una risposta su ciò che esso sia nella sua essenza. Questa è una critica che veniva mossa ai formalisti, e lo stesso Shklovsky risponderà un po' sulle difensive, dirà: noi non è che non ci interessiamo al senso, al significato, al contenuto
delle opere letterarie è che non abbiamo gli strumenti per indagare quello. Quelle sono cose per cui oggi ancora non ci sono gli strumenti, le tecniche necessarie. Noi possiamo studiare come è fatta un'opera letteraria, come è confezionata, in concetto di affarmlienie. Poi ci saranno altre critiche ai formalisti, anche da personaggi che a loro erano comunque anche abbastanza vicini. C'è un grande linguista e anche storico della letteratura, storico degli stili degli anni 20, poi insomma vivrà ancora molto a lungo, è stato uno dei grandi studiosi russi del Novecento, Viktor Vinogradov, che a un certo punto comincia a interrogarsi sul fatto che non abbia molto senso interrogarsi così in modo un po' schematico sulla differenza fra linguaggio quotidiano e linguaggio poetico, ossia come il linguaggio quotidiano viene deformato per diventare poetico, perché il concetto di linguaggio quotidiano è storicamente mobile. Ossia, il linguaggio è una materia viva, anche il linguaggio parlato, il linguaggio quotidiano che si evolve, quindi come standard dal quale selezionare elementi che poi si trasformino in linguaggio poetico, esso comunque non è formalizzabile una volta per tutte, perché cambia da un'epoca all'altra. Poi in un'opera poetica tu puoi inserire, poetica io intendo artistica. Quindi non so poesia, senso versi, un linguaggio usato nella sua modalità espressiva artistica. Tu ci puoi mettere anche degli strati della lingua arcaici dal punto di vista del linguaggio quotidiano dei tuoi tempi. Questa cosa, per esempio, Pushkin la fa molto spesso quando vuole dare un colorito settecentesco alle sue opere, oppure nel Boris Godunov usa addirittura lo slavo ecclesiastico quando parlano degli ecclesiastici. Quindi, insomma, è tutto molto più complesso di come la mettevano Shklovsky e i suoi nella seconda metà degli anni 10, però, come dissi anche l'altra volta, per quante critiche, per quante si possano fare al primo formalismo, per quanto esso sia perfettibile, possa essere considerato anche schematico in certe cose, molto, anche molto militante, molto aggressivo e in qualche modo paradossale. Esso ha operato una rivoluzione profonda nello studio della letteratura. Vi ricordate l'esempio che avevamo letto di Jacobson sulla teoria e la storia della letteratura, la critica letteraria fino a quel momento, che lui considerava come un poliziotto che per arrestare un colpevole arresta tutti quelli che passano nel quartiere perché non si muove a caso, no? Quindi una letteratura che diventa campo di caccia per la sociologia, la storia, la psicologia, la filosofia, tutto questo per i formalisti non va bene. Siccome proprio Shklovsky, diciamo che ha la dote di sapersi esprimere nel modo più esplicito possibile, io passerei proprio, per tornare poi alla questione su come si possa, sulle basi di questo primo formalismo, costruire un'idea dell'evoluzione letteraria, io comincerei a leggere il testo su Rosanoff del 1921 che vi ho antologizzato. Molto probabilmente noi non riusciremo a finire nelle nostre 6 lezioni tutto il testo che ho selezionato per voi, ma non temete, già prevedo questa domanda. Io all'esame interrogo solo sui brani che sono stati letti e analizzati in classe e interrogo da un punto di vista storico-letterario, non vi chiedo la grammatica, il lessico, poi se ci sono parole o costrutti grammaticali che mi sembrano interessanti per voi dal punto di vista di uno al secondo anno, ve li faccio notare e voi potete prendere nota, ma non è che poi ve li chiedo all'esame, mi interessa qui il concetto, però leggere in originale è fondamentale, una lettura lenta,
ragionata fa capire molto di più di ciò che stiamo analizzando. Cominciamo con questo testo su Rosanoff, che è stato un grande innovatore della prosa di inizio Novecento e come tale molto amato da Shklovsky, che anche come scrittore, lui di tra virgolette fiction, perché a lui è molto amante dei generi periferici, poi vedremo perché, naturalmente riveste un'importanza fondamentale. E si comincia con un'affermazione un po' di principio, se vogliamo. Litteraturna e preisvidienie, jest cistaia forma. Là, questo lo capite perfettamente anche da voi. Un'opera letteraria è pura forma. A noi jest nie vies, nie material, a atnascenie materialaf. Vedete? Qui c'è anche una risposta un po' alla critica che veniva loro fatta in modo un po' semplicistico. Voi siete dei materialisti volgari, voi considerate la letteratura un oggetto. Lui dice: no, essa non è una viesch. Cosa vuol dire viesch? Una cosa. Non è il materiale, ma è un rapporto di materiali. E qui ricordiamo la distinzione molto netta che fa Shklovsky, da cui lui praticamente inizia. Lui dice: non esiste una distinzione fra forma e contenuto, un contenuto che viene preso come in una damigiana e versato nella bottiglia della forma letteraria per ottenere un'opera letteraria. Non è così. Esiste un materiale e esistono i procedimenti che elaborano affarmliaio, questo concetto di affarmlienie, che è difficile da tradurre in italiano, si potrebbe tradurre dare forma, formattazione, confezionamento del materiale per ottenere una letteraturna e praesvedienie, ossia per creare delle proporzioni deliberate, volute, non naturali. Il materiale è caotico, è il puro flusso dell'empiria, della realtà empirica. Tu selezioni i materiali attraverso determinati procedimenti, crei delle proporzioni fra materiali su più livelli. Questo è proprio il formalismo nella sua fase proprio più militante. Icac siaca e atnascenie, qui abbiamo una metafora di tipo matematico. Atnascenie, cosa vuol dire atnascenie? Rapporto, rapporto. Rapporto, giustissimo, giustissimo. Voi lo conoscete come rapporto. Atnascenie in russo matematico vuol dire anche frazione. Quindi è come ogni frazione. Io qui devo dire, userei più il concetto magari di equazione, però comunque lui dice frazione. Ieta atnascenie nullivova ismirienia. Dice: anche questa frazione è a somma zero, ossia rappresenta un equilibrio fra fattori. Un equilibrio reso stabile proprio dal differente peso dei vari fattori che crea un equilibrio a somma zero, cioè quella cosa sta, rimane, esiste, si solidifica in un rapporto, no? Atnascenie materia, in un rapporto fra elementi. Paetamu biesrasličen masštab praizvidienija. Per questo è indifferente, voi sapete, raznica, differenza, biesraslicen, è indifferente. Queste sono tutte parole utili, comunque, che potete segnarvi, male non vi fanno. Maßstab, termine chiaramente introdotto dal tedesco, vuol dire la scala,
La scala, nel senso la scala di una cartina geografica, Maßstab, scala 1 a 10, per esempio 1 a 100, vedete, anche quella tra l'altro è una frazione. Per questo è indifferente la scala dell'opera, della singola opera. Arithmetisches Gesnacheniye, Jevocislitelia, Iznaminatelia. E qui continua la metafora matematica. Il significato aritmetico del suo, stavamo parlando di frazione. Atnasceni, cosa saranno cislitiel i snaminatiel? Il numeratore e il denominatore, il numerino sopra e il numerino sotto. Avete presente? Cioè, anche quelli di voi che come me avevano 2, la media del 2 a matematica alle superiori, si ricorderanno, no? La frazione, cioè, trattino, sopra c'è un numerino e sotto c'è un altro, e si chiamano numeratore e denominatore. Lui dice, come in matematica, cioè, l'importante è che si crei un rapporto fra numerose in realtà grandezze, per questo secondo me ci sarebbe stato meglio il concetto di equazione, però lui comunque usa la frazione. L'importante è il rapporto, che sia 1 a 100. 10 a 1000, 100 a 10.000, vuol dire sempre la stessa cosa. A noi non interessa la proporzione generale dell'opera, né diciamo il suo universo concettuale, che può essere molto ridotto o molto ampio. Ci interessa i Vajna, i Atnascheniye. L'importante è il loro rapporto, ossia come vengono montati elementi tratti dalla lingua, dal linguaggio quotidiano e come, per esempio, questo non avviene solo sul piano della lingua, avviene anche sul piano del materiale narrato. Questa è la differenza fra fabula e intreccio. Tu hai una fabula, per esempio, lei ama lui dice di no a lei, poi lui si innamora di lei e lei dice di no a lui. Questa è la fabula di quale opera che voi conoscete molto bene? La Niegin. L'Aniegin, certamente. L'Aniegin. Tu prendi questa fabula, ossia ciò di cui si parla, la storia che viene raccontata, la sezioni in tutta una serie di elementi, qualificanti, di elementi che per te sono i più importanti, significativi, monti questi elementi in un equilibrio dove però ogni elemento ha un peso determinato dal compito artistico che tu ti poni. Ecco che viene alla fine fuori una sorta di grande equazione, o come dice lui, una frazione. L'importante non è 1 a 100, 10 a 1000, 1000, 10.000, non è quello. L'importante è l'equilibrio, cioè in che rapporto sta uno degli elementi con gli altri? In una equazione sarebbe le x con le y, le z, eccetera, eccetera. A cosa serve questa cosa al nostro buon Shklovsky? Qui dobbiamo introdurre due concetti che lui trae molto probabilmente anche dal rapporto molto vicino che aveva con i futuristi russi. Uno è il concetto di automatizzazione, ossia l'effetto artistico che un oggetto artistico provoca su di noi è dovuto proprio alla deformazione del materiale, perché il materiale noi siamo abituati a percepirlo in un modo che quello base dovrebbe essere tipo per esempio, il linguaggio quotidiano o raccontare una storia secondo la sua fabula proprio grezza, tipo lui ama lei, lei ama lui, cioè quante volte è successo, voglio dire, non è niente di. È una cosa che ci lascia del tutto indifferenti, non ci stimola in alcun modo, perché sono cose molto note che vengono automatizzate.
Nel momento in cui io prendo questi materiali e li deformo, o sul piano della lingua, o sul piano dalla fabula, traggo un intreccio, ossia sviluppo delle linee narrative che parlano di quella cosa in un modo che però è dislocato rispetto al semplice, diciamo, report di quello che succede. Cioè, ci sono dei salti in avanti, ci si indugia su certi aspetti, linee narrative che si intrecciano, la creazione quindi proprio di un intreccio. Questo, coi mezzi dello stile, questo significa rompere la automatizzazione. Per farvi un esempio, io lo so che facendo così probabilmente leggeremo meno del testo di riferimento, però a parte che probabilmente voi sarete anche contenti perché così all'esame avrò meno brani da mettervi davanti, però comunque l'importante è che capiate bene. Oggi di questa cosa, senza nominare i formalisti, parlavo con quelli del primo anno con cui sto facendo il Boris Godunov di Pushkin. Lì questa disautomatizzazione avviene su tantissimi piani, per esempio sul piano della lingua. La lingua in cui parlano i personaggi del Boris Godunov, non vi dico chi è perché voi del primo anno dovete saperlo, se no vi do delle legnate in testa, è la lingua, diciamo, letteraria, il linguaggio letterario karamziniano di metà anni 20, inizio anni 30. No, metà anni 20. Pushkin ci mette, vi ricordate lo stile eterogeneo? Lo stile eterogeneo serve proprio per disautomatizzare, ci mette espressioni del gergo popolare, ci mette slavismi, ci mette un po' di tutto. Perché? Perché sullo sfondo neutro, come voi prendete un oggetto grigio, se lo mettete su uno sfondo luminoso appare scuro, lo mettete su uno sfondo scuro appare più chiaro. L'importante è creare uno sfondo che lo spettatore si abitua a considerare come neutro. Per Shklovsky questo sfondo, in questa prima fase, questo sfondo neutro è la lingua quotidiana, che in realtà di per sé non esiste, però l'intuizione ci interessa a noi di Shklovsky in questo caso, e il modo di rapportare sulle storie in modo assolutamente lineare, che è la fabula. E ogni deformazione della lingua, della fabola o dello stile è un modo per disautomatizzare, per creare un effetto artistico. Altro modo in cui lo fa Pushkin nel Boris Godunov: rompe completamente l'unità di tempo, di luogo, di azione. Sono 22 scene molto disarticolate fra loro. Cosa resta? Resta l'idea dell'infanticidio, della colpa iniziale, che è l'unica cosa che lega tutte le scene, che vengono narrate dai personaggi in modo diverso, quindi depotenziando il legame pratico tra le scene, tra i personaggi che agiscono in contesti diversi scena per scena, si potenzia cosa? Questo antefatto che non viene descritto, non viene rappresentato, l'infanticidio, l'uccisione di chi? Dello Zarievich? Dimitri, brava, brava, brava. Questi sono quei momenti in cui sento che il nostro lavoro ha dato dei buoni frutti. Capite? È sempre come un gioco. Cioè tu prendi del materiale a tutti i livelli e lo deformi per depotenziare delle parti e farne apparire più forti altre. Crei uno sfondo che viene percepito come neutro e ci metti però delle cose che stagliano. Altro esempio, nel Boris Godunov si usa la pentapodia giambica non rimata come verso, diciamo, neutro. È scritto in grande maggioranza in pentapodia giambica non rimata, che doveva essere un po' una cosa che doveva ricordare il verso, il blank verse della drammaturgia elisabettiana. E su questo sfondo Pushkin incrosta, per esempio, delle parti in rima o delle parti in prosa. Vedete, e
Quindi la selezione del materiale, la costruzione di uno sfondo e la costruzione di equilibri fra tratti formalmente rilevanti. Ecco, questo è naturalmente anche l'intreccio viene completamente stravolto, ma questo sono 22 scene tutte diciamo sparpagliate nell'arco di diversi anni. Quindi ecco cosa Shklovsky non fa questo esempio, però veramente il Boris Godunov è perfetto per esemplificare questo genere di cose. Altro ultimissimo esempio, con voi del secondo anno me lo posso permettere perché sapete cos'è il verso sillabo tonico. Il fatto che i versi non siano rimati del Boris Godunov, cosa significa? Che gli elementi del ritmo interno ad ogni verso sono molto più percepiti, perché nel verso dell'Onegin, per esempio, noi siamo abituati alla strofa puškiniana, che è molto basata sulla rima, e quindi cioè, esiste anche un ritmo fatto, per esempio, di Enjambement. Vi ricordate la differenza confine fra i piedi, tra i giambi di ogni verso e le parole, sicuramente. Mentre se la rima non c'è, noi lo percepiamo meno perché c'è la rima. Noi seguiamo la rima, è il tratto primario nella strofa aneghiniana. Gli altri ci sono percepibili, ma per esempio quando parla Tatiana nell'ultimo loro incontro, vi ricordate, ci sono molti enjambement perché lei è affannata, questa cosa si sente, però la rima è proprio il tratto principale. Se togli quello, tutto il resto acquista molto più vigore, si sente molto di più. Infatti, nel verso, e stiamo parlando dello stesso poeta, negli stessi anni, quando, cioè, noi non abbiamo un'idea di quanto fosse geniale quell'uomo. Nel verso del Boris Godunov, la rima non c'è, e cosa ne ottiene il valore di tratto primario? La cesura all'interno di ogni verso. Ogni verso è composto da cinque giambi e sono due gruppi di due più tre, perché alla fine del secondo giambo, del secondo piede, c'è obbligatoriamente una cesura, ossia è un punto in cui la fine del piede coincide con la fine di una parola, diciamo col confine fra una parola e un'altra parola. Lì c'è sempre questa cosa, alla fine del secondo piede acquista un valore strutturale primario. Quindi due sistemi, cioè, vabbè, uno è una tetrapodia giambica, l'altro una pentapodia, sarà sta grande differenza. Sono due sistemi ritmici totalmente diversi, giocando sulla prevalenza di uno o più tratti primari. Lo vedete che, cioè, questa cosa, prima che arrivasse Shklovsky e magari facesse discorsi un po' paradossali, se n'era mica accorto nessuno. Cioè, noi abbiamo studiato queste cose su Onegin, sul Boris Godunov, perché ci sono stati i formalisti. Quindi, automatizzazione, ogni cosa si automatizza. E l'arte, cioè l'effetto artistico, si ottiene disautomatizzandola, ossia infrangendo l'aspettativa passiva che il lettore ha. Lo puoi fare anche apposta, crei uno sfondo neutro automatico, la pentapodia giambica, e lo infrangi, no? E altro elemento fondamentale, che come si pratica la disautomatizzazione. Uno dei principali strumenti per disautomatizzare il materiale, non solo la lingua, nel senso le parole, diciamo il lessico, avete visto, si lavora su tanti livelli, addirittura anche sul livello della trama, no? Trama, la fabula, l'intreccio, è il principio dello straniamento. Lo straniamento. In russo, ostranienie.
o straniennie, straniamento. Che cos'è lo straniamento? Dice Shklovsky. Shklovsky dice che lo straniamento è la distruzione della serie semantica di un oggetto a un determinato livello, ossia la distruzione di quell'aspettativa automatica, meccanica che crea l'automatismo, no? A un livello determinato del materiale, anche se, dice Shklovsky, questo è condizione necessaria per l'arte, ma non è sufficiente. È un processo in realtà comunissimo, è ogni caso in cui la considerazione abituale della realtà viene ribaltata da un punto di vista inconsueto. Per esempio, quando il lettore o lo spettatore viene portato a simpatizzare per il criminale, qui si parla proprio di fenomeni relativi alla trama, per il criminale che è presentato come personaggio positivo, o insomma per un personaggio che a logica dovrebbe essere negativo. Faccio un esempio: quanti di voi hanno seguito, stanno seguendo la serie Lucifer? Qualcuno di voi sicuramente l'avrà seguita o la starà seguendo. Avete preso sia il protagonista che tutta una serie di suoi comprimari, tipo Masi, cioè sono inequivocabilmente cattivi, sono demoni, ma noi simpatizziamo. Quello è uno straniamento. Mentre invece l'angelo afroamericano con le ali, che dovrebbe essere il buono, in realtà è un gran rompicoglioni e tutti noi parteggiamo invece per i cattivi. Questo è straniamento. O per esempio quando c'è una scena volgare tra persone, veramente tra cafoni, che viene presentata con toni ironicamente aulici. Un maestro in questo, per esempio, tra scrittori russi che voi conoscete, chi è? Gogol, naturalmente. Gogol, che è il maestro. Questo è proprio lo scas gogoliano. Molto spesso lo straniamento si può identificare con gli strumenti. Lo scas è una forma di straniamento, sicuramente. Oppure quando il personaggio, tramite i cui occhi è vista una vicenda quotidiana, è decisamente insolito. Per esempio, c'è un racconto, Holostmer di Tolstoi, e qui mi rivolgo soprattutto agli animalisti potenziali presenti nel nostro gruppo, dove la vita umana è osservata e giudicata da un cavallo. O per esempio c'è chi di voi ha letto Abbaiare stanca di Pennac, dove il protagonista è un cane. Insomma, avete capito cosa intendo dire. Esiste uno straniamento proprio legato alla lingua, e quello, vabbè, lì sono varie forme di scas, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci credo che nessuno di voi ha mai letto, ha mai seguito Lucifer. Tornando, queste cose perché ci servono? Ci servono perché sono chiaramente legate al problema dell'evoluzione letteraria. Cioè, per ora noi abbiamo visto il modo in cui viene deformato il materiale, tra virgolette, quotidiano, normale, a fini espressivi. Come tutto questo genera una serie evolutiva. Guardate, l'evoluzione letteraria, come era presentata negli studiosi precedenti, tipo, ne so, Foscolo e Classico, Leopardi e Romantico, capite? Quelle cose che ci insegnavano a scuola e che non vogliono dire niente, naturalmente i formalisti lo rifiutano come idea di evoluzione, di storia della letteratura, e a noi sembrano tutte sostanzialmente fregnacce, perché anche noi, anche se non lo sappiamo, veniamo abbiamo la percezione di queste cose che avevano i formalisti, ossia le etichette di per sé non significano niente. Continua il nostro buon Viktor Shklovsky, continuo con la lettura. Aziuda je, lui parlava, cioè è importante il rapporto fra i
fra gli elementi dell'opera, il loro rapporto, come in una frazione. Non importa la scala, importa il rapporto, come in una, la stessa frazione è 1 a 10 o 10 a 100. Ciò che la qualifica è il rapporto, il modo in cui viene costruito un, come dire, un equilibrio di forze diverse che si integrano a vicenda, complementari, oppure che vanno in direzioni diverse. Insomma, a questo punto un po' avrete capito il discorso su vari livelli. Atsiudage bisvriednost zamknutast v sibe nepavilitelnost iskustva. Proprio da questo, tra parentesi si potrebbe mettere, deriva. In russo si usano molti sostantivi, noi usiamo più aggettivi e verbi, è una lingua più sostantivale della nostra e tradurlo letteralmente saprebbe molto di tradotto. Quindi, bisvriednost, poi loro usano molti, molti sostantivi ottenuti con questo suffisso astraizzante, generalizzante, ost, tipo stari, starost, vecchio, vecchiaia, maladoi, molodost, giovane, giovinezza, per noi, questi vanno bene, però in questo caso, insomma, do anche qualche dritta su come tradurre dal russo, perché in modo meccanico non funziona bene, in italiano bisogna tenerne conto. Bisvriednost viene da vriedni, che vuol dire dannoso, bisvriednost vuol dire il carattere innocuo. Zamknutost, zamknuti significa chiuso, quindi il carattere innocuo, chiuso in se stesso. Nepavilitelnost iskustva. Nepavili viene da paviliti, che vuol dire comandare. Per esempio, se voi aveste visto, mi piace fare anche esempi dai film, insomma, famosi, anche se, ahimè, passa il tempo, io invecchio, magari quel film che avrebbero visto tutti i miei studenti di 15 anni fa, magari voi non l'avete visto, nel Signore degli Anelli, Re Theoden è chiamato Pavielitel, Pavielitel vuol dire il sovrano, Pavielitel, Pavielitel vuol dire comandare, Nie Pavielitelnast vuol dire la mancanza di ambizioni a comandare dell'arte. Perché? Perché sono l'arte, gli oggetti artistici sono fenomeni chiusi in se stessi, sono equilibri stabili, equilibri chiusi di tratti distintivi posti in una determinata relazione gli uni con gli altri. Essi non vogliono insegnare niente, non vogliono imporre niente, non c'è nessun, leggendo un'opera d'arte non c'è nessuna lezione da trarre, non vogliono, naturalmente questa è una polemica di Shklovsky, si può essere d'accordo o non d'accordo, io per esempio non sono affatto d'accordo, non sono d'accordo con tutto quello che dice Shklovsky, ci mancherebbe altro, per quanto lo consideri un gigante, veramente, che ha rovesciato il mondo come un pedale da bicicletta, il mondo della critica letteraria. La sua è una critica nei confronti, è una polemica contro la critica impegnata, contro critici, studiosi che leggono un'opera per cercare di capire dove voleva arrivare l'autore, dove voleva portare, cosa voleva dire, cosa voleva in qualche modo dimostrare. Chi di voi ricorda le lezioni sulle Evgenij Onegin o quelle sulle anime morte ricorderà che io lo stile e i tratti stilisticamente rilevanti di queste opere in genere le metto in relazione con un qualcosa che, con un messaggio che detto in termini razionali non avrebbe probabilmente avuto senso, ma che rivestito di carne artistica colpisce molto di più. Io di questo sono convinto, non sono d'accordo con Shklovsky, però lui naturalmente sta scrivendo nel 1921, quindi nell'epoca del trionfo in Russia, del comunismo, dell'arte
militante, impegnata, pensate al Majakovskij, di cui lui tra l'altro era amico, cioè è uno dei vari paradossi di Shklovskij, è che fa questi discorsi sul carattere assolutamente chiuso in sé e privo di, diciamo, ricaduta su quello che uno deve pensare dell'arte, e poi militava in gruppi di arte molto militante e super rivoluzionaria, ma questo è tutto un discorso che andrebbe spiegato meglio. Vedete, storia, e qui si arriva al suo tentativo di spiegare come si sviluppa la serie letteraria, ossia come è fatto un oggetto letterario, lui lo ha spiegato, come si crei una successione di stili, di opere tra loro diverse, di autori con una fisionomia diversa, avendo rinunciato al modo molto banale e puerile che veniva usato fino a quel momento, prima i classici, poi i romantici, poi i realisti, poi i decadenti, poi sono come giocare con le bambole fondamentalmente. Lui, sulle basi di quello che ha detto finora, quindi senza annacquare, senza rinnegare minimamente i propri presupposti, dice sì, però bisogna spiegare anche questa. Storia letteratura, dvigaezza period, pa pririvistai perilomistai linii. La storia della letteratura si muove in avanti, pa linii, secondo una linea. Pririvista, e viene da piririf, che dovreste conoscere. Cosa vuol dire piririf? Pausa. Pausa, quindi pririvisti vuol dire discontinuo, ciò che al suo interno ha dei piririvi. Quindi discontinua. Pirilomista, e viene da pirilom. Se uno si rompe una gamba, quello si chiama pirilom, cioè una gamba rotta, pirilomannaia noga, naga, quando si spezza un osso, quindi si può dire spezzata o segmentata. Cosa fa Shklovskij? Nega il carattere continuo dell'evoluzione letteraria, ossia il fatto che da un canone, da uno stile, da una scuola, ne nasca un'altra, così, con la spontaneità e la linearità e, diciamo, la mancanza di la continuità con cui si muove un treno entrando in stazione, no? Questa cosa lui la nega. L'evoluzione è un qualcosa di discontinuo e segmentato, è una cosa che viene chiaramente dall'impostazione. Se l'arte consiste nel rifiutare ciò che si è automatizzato e deformarlo, stravolgerlo, violarlo, distruggerlo, così finalmente nasce un altro equilibrio percepito come più nuovo, che noi percepiamo, lo vediamo, cioè non ci passa, non ci scorre attraverso, non ci entra da un orecchio e esce dall'altro. Questo vale in una singola opera, ma vale anche da un'opera all'altra, vale anche da un'epoca all'altra, da uno scrittore all'altro, o nelle fasi di uno scrittore stesso. Ci si muove in una, secondo una dinamica contrastiva, una dinamica conflittuale con chi è venuto immediatamente prima. Если вы строите в один ряд всех тех литературных святых, se noi вы строите в один ряд, se, e qui c'è questa costruzione russa, если вы строите, noi diremmo se noi mettessimo, se noi disponessimo, russo, если вы строите, si può dire anche если бы мы выстроили, però 99 su 100 si dice если вы строите. Il russo non solo è più è più legato ai non tanto agli aggettivi, non tanto ai verbi, quanto ai non viene la parola, come si chiama ciò che non è aggettivo, ciò che è verbo, il ho detto prima, sono 3 ore che parlo, non sono
i sostantivi, sostantivi. No, i ragazzi, su, sveglia, i sostantivi non solo è più sostantivale, ma è anche più sintetico, più ellittico dell'italiano, lo vedete, jesle vuistreich. Se noi disponessimo in una serie tutti quei santi letterari, letteraturne sviatuglie, come un po' come l'iconostasi, no? Sta costruendo come un'iconostasi di santini letterari. Catori e canonizovane, na premier, vrassi, i quali sono stati canonizzati, per esempio, in Russia. E adesso i due secoli me li leggete voi. Adesso qualcuno si offra, se no chiamo io, eh? DV, di Micco, dillo tu. Va bene. Buttati. Семнадцатого по двадцатое столетие. С семнадцатого по двадцатое столетие. Comunque bravo, complimenti, ti sei buttato, mi fa molto piacere. Naturalmente si emmazza qui con S, attenzione perché S si sbaglia spesso, si equivoca. S nel senso di a partire da si usa col genitivo, S si emmazza tava. Mentre S come complemento di compagnia si usa col? Collo? Strumentale. Strumentale, bravissima. Facciamo l'esempio col buon Lomonosov. Nacinaju s Lomonosova, ma ja più s Lomonosovim. Quindi s Lomonosovim možna pić, ci si può ubriacare insieme con Lomonosov, ma iniziare la storia della letteratura bisogna s Lomonosova. E poi c'è questo po, che vale un po' come do, ma inteso con un do, po è includendo anche il, cioè non è che arrivi al XX secolo e ti fermi, po vuol dire XX secolo incluso, quel poco di XX secolo che lui aveva visto solo fino a quel momento. Do si usa col genitivo, mentre po si usa con l'accusativo, che naturalmente essendo neutro è vazzata. Voi naturalmente vi si stanno rizzando i capelli, però non ve l'ho detto di studiare il russo, lo sapevate a cosa andavate incontro. Ahimè, la lingua è questa. Quindi, se noi mettessimo tutti in riga i santi letterari canonizzati, per esempio, in Russia dal XVII secolo fino al XX, Tomini e Palucim linii, no, to, quindi il risultato è che noi non otterremmo da Palucic, non otterremmo una linea pa katorai možna bylo by prasledyti istoriu razvitia literaturnych form. Guardate che queste sono espressioni seminali della teoria della letteratura novecentesca. Chiunque ci abbia fatto i conti, anche per criticarle, ne ha dovuto tenere conto. Cioè siamo proprio un Big Bang assoluto. Quindi noi non otterremmo una linea lungo la quale, secondo la quale, paccatore, si possa seguire la storia dello sviluppo delle forme letterarie. Questa linea non esiste. Questa linea non esiste, secondo il nostro buon Shklovsky. Cosa esiste? Esistono gli zigzag, esistono le fratture, esistono i segmenti, esiste la discontinuità. E fa degli esempi. To, naturalmente carica un po', perché in realtà, facendola un po' più complessa, lo studio delle forme letterarie deve mettere in relazione le forme di continuità con quelle di discontinuità. È chiaro che Pushkin ha momenti di fortissima discontinuità con Dyrshavin, in quanto per esempio da giovane karamzinista, avrà poi forme di discontinuità con Karamzin perché si rifarà all'arcaismo e quindi ad alcuni aspetti, per esempio il famoso stile eterogeneo che prende proprio da Dyrshavin. Quindi continuità in alcune cose, discontinuità in altre. Non esiste una, diciamo, una serie di stazioni dove tu arrivi che non hanno nessun
Qui io faccio sempre l'esempio della nave degli Argonauti, no? Quella di Giasone per andare a prendere il vello d'oro. Veniva conservata ad Atene come una reliquia e, siccome invecchiava il legno, veniva pian piano cambiata. Quale, dicevano i greci, proprio per giocare su questo paradosso tra continuità e alterità, qual è il momento in cui i restauri periodici hanno fatto della nave di Giasone qualcosa di diverso da ciò che essa prima era? Non si può dire. Cioè, esiste l'opera letteraria, il fenomeno letterario, un fascio di linee che vengono da punti diversi, si intersecano su piani diversi e poi vanno in direzioni diverse, dopo aver influito l'une sulle altre. Alcune si muovono in linea di continuità con determinati fenomeni e di discontinuità con altri, altre con altri, insomma un gran casino. Comunque, io non sarei mai arrivato, non ci sono arrivato io, poi effettivamente, noi oggi non arriveremo a concepire l'opera d'arte così, se non ci fosse stato il buon Shklovsky che ci ha messo la pulce nell'orecchio. To, što pišet Pushkin pro Dyržavin, ne astro i nje vjern. Ciò che scrive Pushkin su Dyržavin non è ostri, in questo caso vuol dire è insapore, nel senso è banale, non è originale e non è vero. Nel senso Pushkin è ormai talmente diverso da Dyržavin da dire su Dyržavin da non essere più neanche in grado di giudicare Dyržavin, o formulare giudizi intelligenti o pertinenti su Dyržavin, perché ormai vive su un altro pianeta, non lo capisce più. Non è così in realtà. O meglio, questa è una forte, diciamo, esasperazione di... abbiamo già parlato, ma non è esattamente così, però qui vediamo proprio il tipo di schema che costruisce Shklovsky. Nie Krasov, javna, nie idiot at pushkinskej tradizii. Nie Krasov chiaramente non viene dalla tradizione pushkiniana. Sridi prazaikov, Tolstoi, takže javna, nie praiskodit, ni at Turgenieva, ni at Gogolia. Tolstoi chiaramente non viene tra i prosatori né da Turgenev né da Gogol. E anche qui bisognerebbe un po' vedere, insomma, nel complesso è vero, naturalmente Pushkin, per esempio, Tolstoi ha degli elementi di continuità con lo stile del Pushkin prosatore, della Dama di Pique, la sua concezione della storia è simile per certi versi a quella di Pushkin, quindi insomma, però insomma, nei termini in cui lo dice Shklovsky, no, possiamo anche dargli ragione, insomma, certamente non viene da Gogol, Tolstoi, per quanto Gogol fosse il giorno prima per lui, anzi, insomma, 2 giorni fa, e Turgenev fosse il giorno prima, giusto qualche anno più grande di lui, aveva debuttato negli anni 40, Turgenev, ai periodi della scuola naturale che per Tolstoi rimane comunque effettivamente estranea, cioè questo è un esempio effettivamente abbastanza calzante. A Chekhov, nie idiot a Tolstova, e Chekhov non viene da Tolstoi, quindi che linea di sviluppo ci può essere? Sono tutti diversi, nessuno, tutti è come se non prendessero minimamente in considerazione il loro antecedente. Eti razrivi praiskodiat nie patamu, što mezhdu nazvanymi imenami jest chronologicheskie promezhutki. Queste fratture avvengono non perché tra i nomi fatti ci siano degli intervalli cronologici. Non è così banale, dice Shklovsky. Non è solo perché uno viene prima, uno viene dopo. Niet. Diela v tom, što nasledovanie pri smjeni literaturnih škol idiot nie at atsa k sinu, a ot diadi k plimianniku. No, il fatto è che l'ereditarietà nel
nella smiena, nel susseguirsi, nel cambio delle scuole letterarie, va non dal padre al figlio, ma dallo zio al nipote, quella che in una sua raccolta di qualche anno dopo Viktor Shklovsky definirà la mossa del cavallo, con questo esempio preso dagli scacchi, la mossa del cavallo. No, chi di voi sa anche molto vagamente come si gioca a scacchi, sa che il cavallo fa un movimento laterale, no? E secondo Shklovsky funziona proprio così. Perché? Sperva razvirnom formulu. Per prima cosa sviluppiamo la formula. V každu literaturnu epoku, in ogni epoca letteraria, susestvuit nie adna a nieskolka literaturnych škol. In ogni epoca letteraria esiste non una, ma diverse scuole letterarie. Anni susestvuit v letteraturie adna vrimien. Esse esistono in letteratura contemporaneamente, pričom, per quanto adna is nich, una di esse, pristavljait jejo kanonizovani grebien. Grebien vuol dire pettine, ma qui possiamo intenderlo come apice, come la plancia di una nave, dove sta il capitano, no? Una di esse costituisce il suo apice canonizzato. Forse anche per questo motivo a noi sembra che nelle epoche passate noi ne vediamo una sola, perché vediamo quella che sta all'apice canonizzato, mentre tutte le altre, che pure c'erano, non le conosciamo più, perché le epoche successive ne hanno perso la memoria abbastanza in fretta, ma chi viveva in quell'epoca o immediatamente dopo lo sapeva che c'erano. Drugie quindi letteraturne scuole, drugie susestvujut nie canonizovan gluh, kak quelle altre esistono in modo non canonizzato, sordo. Kak susestvovala, na primer, pri Pushkinie, diržavinskaya tradizia. Questo lo capite anche da voi. Come esisteva, per esempio, ai tempi di Pushkin, la tradizione diržaviniana. Vstikah kyuhil biekera i Gribajedova. Одновременно с традицией русского водивильного стиха. Quindi, vedete, contemporaneamente con la tradizione del vaudeville russo in versi. Sta enumerando tradizioni o ormai desuete ai tempi di Pushkin o considerate di serie B, che però esistevano contemporaneamente intorno a Pushkin, che era sulla plancia della nave della letteratura col timone in mano. Anche questa è una visione forse un pochino semplicistica, però per quei tempi assolutamente rivoluzionaria. Vedete, i s riadam drugih tradizii, e con una serie di altre tradizioni, kak na primer čistaja tradizia avantjurnava ramana u bulgarin, come per esempio la tradizione pura del romanzo di avventura in Bulgarin. Autore e editore, personaggio molto noto ai tempi di Pushkin, un autore molto commerciale che scriveva romanzi d'avventura per lettori di bocca buona, insomma era molto letto ai tempi. Pushkin non lo sopportava, ci litigava in continuazione, però subito, cioè pochi anni dopo, già nessuno si ricordava chi fosse Bulgarin, quindi noi vediamo l'epoca di Pushkin in modo distorto, no? Dice Shklovsky. Pushkinskaya tradizia nie pradaljalas za nim, to jest praizašlo javljenje tavo že tipa kak odsustvi genialnih i ostra daravitih djetjej u genijev. Vedete che Shklovsky ha veramente la capacità, anche magari a prezzo di una certa semplificazione e
dire, calcando molto i contrasti, di fare degli esempi estremamente suggestivi, cioè che fanno proprio capire esattamente di cosa si sta parlando. Esempi abbastanza semplici, buttati lì così, sui quali però poi sono nate delle grandi architetture teorico-letterarie, non solo Shklovsky, naturalmente. La tradizione pushkiniana non ha avuto seguito dopo di lui, cioè è accaduto un fatto dello stesso tipo, kak atsustvie, come la manca come l'assenza di Dietiei, Genialnik, Ostra Daravitich, come l'assenza di figli geniali e fortemente talentuosi, o cioè con doni molto forti, Ugenief, presso i geni, ossia come dice un fenomeno del tipo come quando a un genio manca, ecco così in italiano, come quando a un genio mancano figli geniali o dalle grandi doti. Capite esattamente cosa intende dire, cosa intende dire Shklovsky. No, v eta vremya, ma in quel periodo, в нижнем слое создаются новые формы взамен форм старого искусства. Nello strato inferiore создаются, si formano, si creano nuove forme взамен, in luogo di, al posto delle forme della vecchia arte. Ощутимых уже не больше, чем грамматические формы в речи. Questo ощутимых è riferito chiaramente a form, di взамен форма, perché form è il genitivo plurale di forma. Quindi le forme della vecchia arte, sostituite da quelle nuove, ormai sono ощутимые, sono percepibili, ormai non più che le forme grammaticali nel discorso. Vedete di nuovo l'idea dell'automatizzazione del discorso, ma anche delle forme letterarie. Le vecchie forme si automatizzano e ormai scrivere poesie come le scriveva Pushkin non viene percepito, non è ascutimi, perché è talmente canonico e lui fa il paragone con le forme grammaticali. Se io parlo, ora, se traduco dal russo, magari soffermandomi anche su costruzione della grammatica, è chiaro che ci facciamo caso. Ma se noi facciamo conversazione, non è che state a pensare soggetto, verbo, complemento oggetto, avverbio, genitivo, cioè che non ci pensate. Anzi, ecco un esempio che va molto bene per voi che studiate il russo. Finché voi pensate in italiano e dovete fare tutto il lavoro di dividere il discorso che avete pensato italiano nelle forme grammaticali e poi rimontarlo in russo per parlare in russo, non parlerete mai. Sicuramente è un fenomeno con cui vi siete scontrati tutti voi all'inizio, no? Perché le forme grammaticali non le devi percepire, no? Non de deve essere una cosa automatica. Ma quando parli va bene, ma perché è la lingua quotidiana naturale. Quando devi scrivere poesie, per esempio, o anche prosa di fiction, non va più bene perché la forma non si sente più e va sostituita da qualcos'altro. Vedi? Ощутимых уже не больше, чем грамматические формы в речи, ставшие из элементов художественной установки явлением служебным, внеощутимым. Quelle forme grammaticali nel discorso che da elementi di struttura artistica sono diventate, stavsche is elementa, stavsche javlenim, sono diventate un fenomeno služebnim. Služebni vuol dire utilitario, sussidiario, una cosa così da usare, da utilizzare,
in modo pratico, sussidiario, e venire asciutimim da asciusciate, asciutite, percepire, più venire extrasensoriale. I fenomeni automatizzati diventano extrasensoriali. Arriviamo al capoverso, per oggi possiamo fermarci. Mladšej linie vrivajetsa na miesta staršej. La linea giovane si vrivajetsa, irrompe, vrivajetsa, irrompe al posto di quella vecchia e, per esempio, comincia a fare esempi, priamoj naslednik vosemnadzatava vieka Tolstoj sazdajot novi roman Boris Eichenbaum. Qui lui si basa sulle teorie di Eichenbaum su Tolstoj, che più che allacciare, vedete che poi i formalisti, anche con tutte le loro differenze, procedevano come fronte compatto, no? Così come Tolstoj crea un nuovo romanzo, pur essendo un diretto erede del XVIII secolo, come teorie sviluppate da Eichenbaum in tutta una serie di suoi studi, dove si dimostra che il tipo di memorialistica, autobiografia settecentesca da, per esempio, Rousseau, Stern, che negli anni 40-50 dell'Ottocento era chiaramente arcaica, viene ripresa da Tolstoj, e come se saltasse sopra la testa dei suoi contemporanei e dei suoi genitori, cioè predecessori letterari, dei suoi padri letterari, torna a essere Pushkin, Gogol, per a collegarsi direttamente ai propri nonni, no? Prima aveva fatto l'esempio degli zii. Blok canonizuje tiemi tempi ziganskava romanza. Bloch canonizza i temi e i ritmi, temp, ritmo, in questo senso, un falso amico, naturalmente tempo in russo non si dice affatto temp, della romanza zigana, che era stato per tutto l'Ottocento un genere da caffè, da balera, diremmo noi, insomma, una forma, diciamo, canoro letteraria performativa di serie C, giusto per passare un po' di tempo al caffè. E invece Bloch, Alexander Bloch, grande poeta simbolista di inizio Novecento, lo canonizza. Vedete che tra l'altro Tolstoj fa esempi di tipo diverso, fa l'esempio di Shklovsky fa esempi di tipo diverso, fa l'esempio di Tolstoj che prende dall'altro ieri, che prende da ciò che è arcaico, da ciò che pertiene ai nonni, per esempio appunto la memorialistica di Rousseau, di Stern, e invece un'altra cosa che si può fare per fare la mossa del cavallo, ossia dribblare i propri contemporanei o i propri diretti antecedenti, ossia vitalizzare, mettere al centro della scena letteraria delle forme non tanto arcaiche quanto di serie B fino al giorno prima non era considerata neanche proprio letteratura, e adesso io lo canonizzo e lo metto al centro del mio sistema, scioccando la gente, e la gente percepisce, il lettore percepisce. Altro esempio del genere, quello subito dopo, a Chekhov, Vodit Budilnik v ruskoj literaturu, e Chekhov inserisce nella letteratura russa il Budilnik. Cos'è un Budilnik? Budilnik è la sveglia, quella che ci sveglia la mattina. Il Budilnik era anche una rivista umoristica dei tempi di Chekhov, quindi una rivista solo per ridere, una stupidaggine, cioè con meme e raccontini come li possiamo leggere su Facebook, no? Come se uno oggi canonizzasse le pagine satiriche di Facebook e le mettesse al centro del sistema letterario. Infatti Chekhov inizia come narratore di piccoli sketch umoristici sulla rivista Budilnik. Ultimo esempio, Dostoevsky, Vasvodit v literaturnuju normu priyomu bulvarnava romana. Dostoevsky trasforma, cioè innalza a norma letteraria
procedimenti del romanzo Bulvarni, viene da Boulevard, viale, sono i romanzi d'appendice. Tu sei sul viale, compri una rivista di queste che venivano chiamate riviste gialle, piena di romanzetti, e te lo leggi, un po' come per noi sarebbero i serial, perché Bulvarni Ramane in genere era a puntate, in genere con assassini, avventure anche un po' nel mondo dei nella suburra, sarebbe come se uno, ma erano anche fatti bene, non è che, però non erano considerati letteratura vera e propria, era roba di consumo, come uno che prendesse, che ne so, Gomorra o Suburra e ne facesse un romanzo di, cioè, che al centro del sistema letterario, come fece Dostoevsky con Gomorra e Suburra dei tempi suoi. Eta rivoluzia, niečta vrodi e pajavljenia, nova classe. E qui si sente anche un po' il tributo pagato al tempo in cui sta scrivendo, siamo nel 21, è una rivoluzione, niečto, qualcosa, vrodie, del tipo come il manifestarsi di una nuova classe. Vedete che le teorie, questa teoria letteraria è anche in qualche modo facilitata, stimolata dal contesto in cui Shklovsky si trova. Tra l'altro all'inizio Shklovsky non era per niente un amico dei bolscevichi, anzi ha rischiato anche la pelle per essersi opposto a loro in vari modi con attività sovversive. Poi una delle prossime volte magari dirò anche qualcos'altro sulla vita estremamente molto affascinante di quest'uomo carismatico, avventuroso, insomma, comunque, però lui, diciamo che l'aspetto rivoluzionario, proprio nel senso di cambiamento violento, spontaneo, la nascita di qualcosa di nuovo, a lui piaceva, non gli piacevano i bolscevichi per altri motivi, anzi perché all'inizio lui riteneva che loro fossero come una sorta di restaurazione burocratica, però insomma, comunque l'idea del ribellismo spontaneo rivoluzionario gli piaceva. Bene, su questo io direi che per oggi possiamo chiudere.